amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusive Game di WWE 2K18. E fortunati e fortunate di The Abusive Game e di 2K18. Qui non esce. È l'artefice, Jackie in compagnia. Lo specialista, Michel. Ed è l'eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo JMP Dietro Noi 2.0. Come vedete, oggi abbiamo deciso di utilizzare le quattro superstar presenti nel nuovo DLC. Nuovo non è poi così nuovo, perché è già due l'ultimo settimane. Che è uscito, ecco, diciamo. Esatto, l'ultimo che è uscito, che è all'interno troviamo il pacchetto Astri 4. Nascenti di NXT più Ruby Riot, che non è possibile selezionare essendo questo un Fatal 4-Way e non potendo mettere i manager. Abbiamo comunque deciso di togliere, no? Fare comunque il Dietro Noi 2.0, quindi non esce. Io, dato che sono a non mi ricordo quanto a 13 forse, se andasse la connessione qui sarei più contento. Ma non va. Ok, quindi ragazzi, io sono a quota 15. Come vedete, ho la possibilità di usare l'opportunità. Michel finalmente si è sbloccato, è andato a quota 2. Sbloccato. E Peppino quota 11. Ricordiamo che questa classifica terminerà alla fine dell'anno. Grazie al cielo. Chi ha totalizzato più punti vince la prima, possiamo dire, stagione del Dietro Noi 2.0. Ma lui in questi giochi ha la stessa fortuna anche con la GM Mode. Sarà un caso. Allora ragazzi, Ma c'è il Mega Royal Rambolone finale che vale 10? Sì, no, Rambolone. Non vale 10. Che Rambolone. Allora ragazzi, Sullivan è quotato 3 punti. Drew McIntyre è quotato 1 punto. E Elias e Alistair Black. Alistair Black. Ecco, scusami. Sono quotati 2 punti. Ora io adesso mi alzo e vado a fare a togliere. No, non esce. Mi alzo, però prima devo attivare le telecamere, perché la regia è importante su questo punto. Regia, per cortesia, attiva le telecamere. Attiva le telecamere. La regia sei tu, attiva le telecamere. Tanto non esce. Ok, ok. Telecamere attivate. Sono proprio curioso di vedere cosa possa uscire. Ricordiamo che le possibilità sono tante, no? Che le possibilità sarebbero gamer, doppio colpo, umiliazione, espulsione, pieno controllo. Però una è stata tolta. Esatto. Come sempre, perché l'ultima che è uscita non può riuscire, e quindi stiamo parlando di espulsione. Esatto. Ah, quindi le altre ci sono tutte. Io avevo eliminato Pepino dal pronostico. Bene. Così erano le altre gamer. Quindi sono gamer, doppio colpo, umiliazione e pieno controllo. Ci sono tutte queste settimane. Vediamo. Ci sono quattro bussolotti, vediamo cosa esce. Ecco, non esce. Voglio proprio vedere cosa esce. Perché sono veramente molto curioso della cosa. Non esce, non esce. Ragazzi! Sei uscito? T'ho detto! Toglio, cazzo. Allora, figa, chiedo al buon Jack di fare un'altra estrazione solo per questa settimana, perché io ho dimenticato il terzo joypad. No, adesso mi sento mia casa. E allora non capiscono una cippa. Solo che era scontato che non uscisse, non è mai uscito, è uscito proprio oggi. Due ore a dirgli io. Useremo gamer la prossima volta. Noi l'abbiamo tentato di non dirvela. Bastava toglierla. Ma non sarebbe stato giusto nei confronti dei nostri fans? Invece così facciamo la figura noi di quelli che già ci commentano male. A proposito, io vorrei tira su quel cucciolotto lì, che c'è una cosa che dovremmo dire importante. Pieno controllo. Ecco. Scusa, lasciami dire pieno controllo. Aggiungi 2 punti classifica alla superstar da te pronosticata. E pronostica anche per i tuoi avversari. Ma se quest'uomo qua non ha fortuna, io non so. E comunque volevo precisare una cosa agli amici che ci seguono e ci commentano sotto tutti i nostri video, che se non avete ancora capito il senso dei nostri video, del nostro canale e di quello che facciamo, per favore smettete anche di guardarci e andate a fare qualcos'altro, per piacere, che avete rotto le scatole. Allora, chi commenta solo per fare il bastian contrario, non è il bene accetto, ecco, qui.
Allora, noi facciamo video dove facciamo i doppiaggi idioti, le vocine, perché è una cosa scelta da noi. Ma lo facciamo apposta per divertirci noi. Apposta. Altrimenti sì, non faremo niente. Però ragazzi, state parlando della, no, sto parlando della rubrica, i videogiocatori della domenica. Stiamo parlando dei commenti in generale. Commenti in generale che anche qua potrebbero commentare che non... Se non vi va bene qualcosa, basta andarsene e non rompere le scatole agli altri. Te capì? No, ho ancora capito se ci siete o ci fate. Allora, comunque ragazzi, io pronostico Alistair Black, che appunto vale 2 punti, però vale 4. Esatto, ne aggiungo altri 2 grazie all'opportunità e quindi va a 4. Mentre guardane. Cosa siamo qua a fare? Noi fa tutto lui, scegli anche lui. Pigno pronostica Drew McIntyre. Figurati se non mi dava quello a me. E Michelle Elias. No, gli dai quello che vale di più. Avrei scelto Lars io. Così andava avanti un po'. Sì, tutte le volte così, però non vince. Quindi meglio quello. Dagli quello. No. Quindi allora, io Elias e tu, scusa? Drew McIntyre. Quindi io se vinco prendo 1. Lui prende 2. E io 4. Prende 4 anche lui, che è nello stesso... Allora, io punterei per un match per il titolo nel caso, esatto, in un'arena di NXT magari. Aspetta, esatto, andiamo con l'arena prima. L'ultima volta avevamo fatto NXT TakeOver, facciamo ci avevamo fatto questo TakeOver. Io farei Orlando in memoria di Orlando Jordan. Esatto, perché ricordiamo che morto l'altro ieri. Non esserci più. No, sta benissimo combattere nella federazione indipendente. Sta benissimo, lo vediamo ogni tanto noi. Viene a Pero a fare qualche show. NXT Champion? Chip. Sì, direi di sì, dai. Quindi possiamo far partire il Fatal 4-Way Falls Count Anywhere, ragazzi. Lars Sullivan è veramente brutto, come è brutto nella realtà, però qui è particolarmente brutto. Io non ho avuto il piacere di vederne nessuno lottare. Beh, però conosco McIntyre e conosco Elias, un po' Elias come ma gli cantante altri due. Lo conosci? Sì, io ho tutti gli album di Elias a casa. Pensa che sei l'unico al mondo, neanche Elias ha i suoi album. Beh, preferisci adesso che è Elias o quando era Elias Samson con il cognome? No, perché poi è arrivato nel main roster e è diventato solo Elias. Ah, beh, allora io lo so. Io l'ho conosciuto solo come Elias, prima non è che... Perché ricordo ai goofy che ci seguono che Pepino odia NXT e quindi gli fa schifo, non perché lo segue. Goofy? Perché lo ricordi ai goofy? No, perché poi loro scriveranno sotto. Come si fa a dire che NXT fa schifo? No, allora, non dico che io non sono d'accordo. Io non dico che dico semplicemente che non lo guardo mai, quindi non posso dire cosa ne penso di una cosa che non guardo. Cioè, sarebbe da idioti. Sarebbe ipocrita dire che penso qualcosa di. Non ho mai visto nessuno. Cosa volete che vi dica? Per me, finché non arrivano qua e non fanno qualcosa, che adesso come adesso vedo poco anche di qua. Quindi non è che. Ti volevo invece chiedere cosa ne pensi della intro, dei tatuaggi e della fisionomia del signor Black. Ecco, vedi? Cioè, cosa vuoi che ne pensi? La prima volta che lo vedo? Appunto. Lasciami... No, proprio nel gioco, guardandolo così. Ah. Come lo reputi? Beh, dovrebbe una essere... Una capra. Beh. Dovrebbe essere uno... Gamba? Dovrebbe. Non lo so. A vederlo così, un cattivo di quelli... Spero di vederlo presto nel main roster. Bene. C'è un po' troppa gente nel main roster, No, ma alcuni devono andare proprio via, non tornare NXT, dare le altre sensazioni. Perché questa cosa? Questa è in anteprima esclusiva l'ingresso che farà nel ring il buon Jack quando debutterà alla FCV. Dopodiché chiuderemo la palestra per correre al pronto soccorso. Bello, dai, non è male. Assolutamente no, direi. E com'è questo a lottare? Non male, cioè nel senso... Forte? Sì, discreto.
per metterlo già nel DLC qualcosa di buono deve aver fatto. Beh, ha messo Sullivan però. Sì, anche questo è vero, però probabilmente Sullivan ha pagato di tasca sua. Chi non vedremo probabilmente per un buon periodo di tempo nel main roster è il signor McIntyre. Signor McIntyre che a NXT TakeOver War Games ha perso il titolo per debuttare nel main roster, salvo che si è infortunato ad un bicipite, se non erro. Probabilmente l'entità dell'infortunio non è ancora stata decisa, o per meglio dire scoperta, si parla anche di 4 mesi, che è un vero peccato perché probabilmente sarebbe riuscito a debuttare in tempo per la Royal Rumble e Ivy a parteciparvi. Ivy? A parteciparvi e quindi a partecipare. Ivy, non era un Ivy Saur? Esatto, non so cosa dicendo, però vabbè, così no, non c'entra nulla perché Ivy era tutt'altro. Era tutt'altro. Probabilmente invece, se l'entità dell'infortunio verrà confermata, debutterà soltanto dopo WrestleMania. Ammesso che possa debuttare, perché probabilmente i piani erano per un debutto a brevissimo periodo, non vorrei mai che poi cambino le carte in tavola e addirittura lo rimandino a NXT o lo mandino via, perché qua sono capaci di fare anche è questo. È vero, è vero. Beh, sicuramente il più talentuoso della Three Man Band, beh, ai tempi. Ovviamente. Ha fatto la sua porca figura anche in TNA, non per Bacco, niente è stato richiamato. Questo era più talentuoso della Three Man Band. Beh, è la verità, Dai! Io ti ricordo che nella Three Man Band c'era anche un certo Jinder Mahal che adesso è diventato, cioè, sì, a voi mettere, dai. Non vuol dire che se Jinder Mahal ha il titolo è migliore di Però secondo me è meglio McIntyre. Di McIntyre. No, secondo me McIntyre è meglio. Assolutamente no, cioè è 3 spanne sopra McIntyre. Davvero? Come cazzo ti ha imparato a lottare a NXT? Ma come lottatore non è stato, non è mai stato malvagio, esatto. Ma lui ha sbagliato a andare nella Freeman Band e a fare tutta quella pantomima lì, sì, cioè, certo, gli è andato, e lì la parabola è stata solo che discendente. Ma ai tempi è stato comunque un ottimo campione di titoli secondari. L'unico che non è cambiato è stato Ace Slater, a parte la vittoria del titolo di coppia con Rhino, e si è tagliato i capelli, è cambiato per quello, poi basta, è finita lì. Dovrebbe anche lui prendersi una pausa, andare in TNA e poi tornare. E non tornare. Tornare più grosso. Ha vinto magari qualche volta un titolo intercontinentale, McIntyre? Secondo me sì, però visto che tu lanci l'assist, dillo. Cosa volevo dire? No, che uno è uno dei più grandi campioni intercontinentali. No, siccome settimana scorsa avevi fatto la domanda, è il buon Chris Jericho con 9 titoli il campione con più titoli intercontinentali. Quello che doveva essere l'erede, e come il miglior campione intercontinentale, The Miz, io avevo detto. L'ha detto il lunedì proprio, sera, mentre noi registravamo, e poche ore dopo... tac, l'ha perso così. Come, ma perché dovete fare queste cose? Dovete far perdere proprio quando io dico una cosa bella. Però, vabbè, lo ha perso. Ma è una cosa positiva perché potrà rivincerlo, ah, sì? E andare sempre più vicino al record di Chris Jericho. Meno male, speriamo che lo faccia. Mentre entra Lars Sullivan, io vi chiedo, vabbè, ci sta anche che... Ma ha la faccia di... Che The Miz. Io ho già visto questa faccia qua. Di un ognomo. No, manca il cappello. A parte la barba. Però senza barba io ho già visto questo uomo qua. Senza barba io ho già visto quell'uomo qua. Ha una faccia familiare. Vabbè, te lo dici tu. No, però diciamo che sembra un wrestler vecchia scuola. Beh, potrebbe tranquillamente essere un wrestler di fine anni 80, sì, sicuramente. Ma un wrestler o un tuo amico? No, no, una persona fuori. Non è che magari è veramente lui quando non fa il wrestler. Giro, ma è un giro da qualche parte. Cioè va la faccia così, senza barba però. Vi stavo chiedendo, ci sta anche che il buon The Miz perda il titolo, ma ci sta che l'abbia perso contro il buon Roman Reigns? L'ha perso, o meglio, a cosa serve Roman Reigns? Ma poi, se non potete rispondermi a questa domanda, a cosa serve il titolo a Roman Reigns, il titolo? Per farlo diventare un Grand Slam Champion? Serviva? O è l'inizio di un'ennesima parabola ascendente che lo porterà a essere il primo sfidante a WrestleMania, vincendo probabilmente ormai Elimination Chamber? Ormai è già mi auguro che scritto, non vinca la Rumble.
Che movimenti fa? Ormai è già quasi tutto scritto che Aleister May andrà contro Brock Lesnar e vincerà l'Universal. Ebbene sì, ragazzi, perché l'unico ormai motivo per il quale Brock Lesnar non perderà mai fino a WrestleMania è perché deve semplicemente dimostrare di essere imbattibile, in modo che Roman Reigns batta l'imbattibile e diventi il re supremo degli imperatori della Terra Galattica. Esatto. Mamma mia! E probabilmente dopo WrestleMania succederà come, non so, che Brock? Un paio di anni fa, no, dove i fan hanno demolito le macchine fuori dall'arena. Hanno demolito la macchina. Era la Royal Rumble. Quando vinse Roman Reigns. Ma scusate, hanno demolito le macchine di chi? Del pubblico pagano. Che senso ha che se le proprie tu pubblico esci e ti demolisci le proprie macchine, ma demolisci quelle di quelli lì? No, beh, probabilmente avranno demolito quelle dello staff, ma io penso che abbiano demolito quelle di Roman Reigns. Ma come fanno a sapere qual è quella di Roman Reigns? Ma che cazzo, ma io vado a vedere la partita, ne so, esco dallo stadio perché ho perso la mia squadra e vado a demolire le macchine. La tua macchina. Di quelli che vengono a vedere la partita. Vabbè, io ho detto macchine, ma magari non hanno demolito neanche le macchine, hanno demolito le biciclette. Non lo so, ti ricordo che c'è ancora in edicola la famosa bicicletta con la prima edizione, i pedali, non ancora qualcuno l'ha finita la bicicletta. Forse Umberto Cannone. Attenzione, l'arbitro scende dal ring, ma è lentissimo, deve andare al conteggio perché ricordiamo Black che abbiamo scelto di aver fatto un false count anywhere, l'abbiamo vero, detto sì. Abbiamo scelto noi senza urna, si è ricordato urna. Adesso no, anche l'arbitro per quello no, che no, l'ho detto. Ruby Riot, che ha debuttato anch'ella a Raw. Cosa ne pensate di queste tre nuove giovincelle danzatrici del ventre che debuttano a Raw? Ma l'anchella penso è che... un'anca piccolina. Sì. Anch'ella. Penso che era meglio che stavano a NXT, perché c'è già tanto. Vabbè che hanno licenziato Emma, c'è già tanta? C'è già tanta carne a fuoco. C'è già tanta... Dillo! Gnocca! Quantità di superstar femminili. Ah! E... superstar femminili! Quindi... pensavo che dicesse di fighe, io. Pensa un po'. Quindi, boh, non so se è una cosa positiva che abbiano inserito altre fighe superstar. Ma basta! Non lo so. Chiedo scusa a tutte Mandy le Rose, però, citato, ragazzi, no, tutto rispetto, gran tocco di... Chi è? Manza. Chi è? Che ricordiamo Mandy che Rose. Lei partecipò al Attack Enough. Chi è Mandy Rose? Io la conosco. È una delle tre? Lì. Quella bionda? Ah, di persona? Quella bionda? Anche tu Attack Enough? Certo. È quella bionda? Il cameraman. Sì! Ah, cazzo, rispondetemi, no? È arrapatissimo, cazzo. Ma adesso Drew McIntyre pronosticato da Pepino dentro lo schienamento, ma Elias pronosticato da Michele esce dallo schienamento. Pronosticati, ne? Notate. Io di quelle tre lì le ho viste tutte e tre, però le uniche che preferisco sono le due, cioè la Page, no. Quella che dovrebbe essere la capa che è venuta di qua è quella più brutta, secondo me. No, la capa è Page. No, la capa di quelle tre lì che sono venute di qua. Ma tu non è che ti stai confondendo con SmackDown? Perché anche a SmackDown sono arrivate. Esatto. No, ne sono arrivate tre da NXT, quelle lì che stavamo parlando. Tre a Raw e tre a SmackDown. In quella di Raw la capa è Page. E quella no, le ha quelle le altre. Quindi SmackDown. Chi è la capa? Cioè, chi è la capa delle tre? Quelle tre lì che state guardando, che avete denominato voi, eh? Dimmi qui i nomi di quelle tre lì. Quella di SmackDown è mica Eru. Non mi ricordo io, ragazzi. Quella di SmackDown. Cazzo, l'hai nominata adesso? No, io ho nominato quella bionda, chi è? Ho nominato quella di Raw, io. Mandy Rose. Mandy Rose è una. Ha debuttato a Raw insieme a Paige, che vabbè è ritornata. E l'altra? E l'altra ragazza si chiama... Tu ti ricordi, Michelle, come si chiama? Sto cercando perché mi state facendo sballare. Non mi ricordo l'altra ragazza. Io ho detto che ricordo Mandy Rose perché aveva partecipato a Tag Enough. Se non mi sbaglio, anche l'altra ha partecipato a Tag Enough. Però Mandy Rose, ragazzo, ragazzi, cioè, come presenza fisica te la ricordi, no? Perché è molto gnocca, diciamo. E quindi me la ricordavo.
mi piaceva anche, anche a SmackDown c'era una bionda come lottatrice, probabile, non lo so, Pepino, non mi ricordo perché. Allora, SmackDown non l'ho visto, ma ho letto il report perché non avevo tempo. A Raw debuttano Paige, Mandy Rose e Sonya Deville. Sonya Deville non sono quelle, allora non c'era la Sonya a SmackDown. E forse io ho detto Roma, ho detto una puttanata. A SmackDown debutta Ruby Riott, che è, che è presente nel DLC. Quella è quella brutta, ok. È quella brutta, le altre due si salvano. Attenzione, qui Elias Samson ha fatto un bellissimo neck breaker. Adesso prova lo schieramento Sullivan. Due! Non ci credo! Non ci credo! Quello che dovevi dare a lui! Quello che avrei scelto! Quello che avrei scelto! Ah, tre punti! Io. Dagli quello lì che meno va a 3-4! Sì, ma guardate, ragazzi, ma va? Il colpo decisivo l'ha eseguito Elias, eh! Perché ha fatto il neck breaker lui, ma poi allo schieramento è andato Sullivan. A SmackDown debuttano Ruby Riott, che a Pepino non piace, Liv Morgan e Sarah Logan. Bravo, quelle due lì. Guardate, vediamo. Non sono male. Tu dici questa. C'è un Olympic Slam di... Ora lì è Sarah Logan. Di Sullivan. Questa è Liv Morgan. E Sarah Logan. E Sarah Logan è questa. Tutte e due mica male. Queste due, non Ruby Riott, con tutto il rispetto. Che è questa. Secondo me non è... Eccola qua, eccola qua, via, ragazzi. Cioè, io vabbè, no, perché qui è un'altra foto. No, non ha fatto un come si era vista in certe foto, era un po'. Ah, sì, eccolo qua, neckbreaker su Black. Poi non schiena e va a schienare Sullivan. Comunque effettivamente mi ricordo qualche amico di Pepino, eh. No, lo dico. Lars Sullivan, l'unico non pronosticato, ed era ovvio che avrebbe vinto l'unico non pronosticato. Ma che io avrei pronosticato, come era ovvio, se avessi potuto fare come il pronostico. Era ovvio che sarebbe uscita Gamer. E io dissi a suo tempo, toglietelo. Ma amici, vero che non sarebbe stato giusto nei vostri confronti toglierlo senza dirvelo? Ma chi lo sapeva? Facciamo una cosa però, che per correttezza. Teniamo fuori anche teniamo fuori espulsione. Tutto, teniamone dentro una, così ne rimangono No, vabbè, la prossima volta facciamo Gamer, è uscito, deve essere fatto. Ok, allora la prossima volta che uno prende l'opportunità è gamer per forza, quindi è già uno spoiler questo. Va bene, ok. Perché è uscito, ma sì. Allora, rimetti, lascialo dentro. No, dopo non escerà mai più. Non escerà mai più. Non escerà mai più. Comunque, Michel, tu che hai visto questa page, come ti è sembrata? No! Allora, dal punto di vista, secondo me... Fisico? Fisico... Male. Non ottimale. È diventata bruttina, me. Anche secondo me. Però, meglio prima. Però, lasciatemi dire che l'essersi lasciata con Alberto Del Rio l'ha rigenerata nella realtà, e questo comunque andrà a inficiare anche sul suo lavoro. Probabilmente ricomincerà a fare palestra, ricomincerà a allenarsi. Non dico che vincerà il titolo da qua a brevissimo, però secondo me, per la conformazione mentale di Paige, sta ritornando sulla retta via. Certo, è fuori formissima, questo è poco ma sicuro. Vero. Ho visto ma è più flaccida del solito. È parecchio invecchiata, però, anche in faccia. Sì, poi aveva 8 kg di trucco, ragazzi. L'ho vista parecchio invecchiata. Lì, secondo me, fare le occhiaie. Alberto Del Rio non le ha fatto bene. No. In tutto e per tutto. Comunque. Direi proprio di no, ragazzi. Ci vorrebbe... No, non lo dico. Ci vorrebbe qualche altro video, magari, per rinfrancarla un po'. No. Ci vorrebbe Xavier, ecco, che se la porti sotto la propria ala, magari. Sì, sotto l'ala. O sotto qualcos'altro. Sotto la gamba. Basta! Poi, vabbè, riguardo a Roma Reigns abbiamo già parlato. C'è altro da dire? Questa sera a Raw... Questa sera... Cos'è che dovevamo secondo fare? Te Enzo Amore è un bravo campione? Perché? No, perché nel caso stanotte perderà, sappiate. Ah, perché ha il titolo ancora? No, sì, ha il titolo ancora. Cruiser? Sì. Sì, ma se lo merita, perché giustamente uno come lui solo quello può avere. Già, è bravi, tanto, cioè, bravo, bravissimo. Non bravissimo, ma merita di essere uno dei campioni più longevi, Cruiser, che abbia avuto la federazione. Verrà licenziato. Secondo me durerà parecchio il suo regno. Ci fermiamo qua? Sì. Passiamo ai saluti? Ciao. Quindi, ragazzi, io vi ricordo che sono ancora a quota 15.
Michele ancora quota 2 e Peppino ancora quota 11. Poi vi ricordo anche di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre se vi va, se non l'avete ancora fatto. E se qualcosa... Io vi ricordo che se avete delle preferenze sulle 6 femmine che hanno debuttato in quella di Raw SmackDown, potete scrivercelo sui nostri account di Twitter, Instagram e Facebook. E se qualcosa non vi è gradita nei nostri video, fateci la cortesia, tenetevelo per voi. No, no, non è, commentare, no. Le critiche positive sono sempre ben accette. Se parlate, se scrivete solo per far andare le dita, avete sbagliato. Ecco, se volete far andare le dita, fatele andare in altro modo. Anche perché poi vi insultiamo. Perché non è cioè, non avete capito lo scopo del canale, lo scopo di cosa facciamo noi qua. Non siamo qua a istruire voi su come si gioca. Siamo qua a giocare noi, a farci due risate, se no staremo benissimo a casa nostra. Non stiamo qua fino alle 2 di notte a fare i gioppini. E se il motivo che facciamo le simulazioni non giochiamo è perché probabilmente non siamo in grado, non c'è bisogno di specificarlo ogni volta. Che cavoli. Quindi per oggi è tutto. Dall'Artevice Jack, dallo specialista Michel e dall'Eremita Peppino. A domani. Tele Lombardia. Ciao belli. Non è uscito. Porca puttana. E io tiralo fuori io dirlo. Niente, non la toglie ste gamer di merda. O lo diciamo che ci c'era dimenticato ste cazzo di controller. No. Si prende le responsabilità. Ma no, ma io me le prendo, però non esce. Ma non è tranquilli. Bello dirlo. No, lo io dice. Faccio, lo ma dice. La figura da okay. Lo dico, dai, se esce lo dico, però vedrai che non esce. Se esce, ma non lo dirlo anche prima. No, no. Cioè, perché non c'è bisogno, non esce. Dica, ma toglila e basta, perché rischiare così? No, ma dillo prima così siamo. Non dire niente. No, non dire niente. Io facciamo una figura veramente degli idioti. Non dire niente, tranquillo. Figa, ma lascia perdere, toglilo e vai avanti normalmente. Ancora questo toglilo. Toglilo che va avanti normale. Figa. Tre.